Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Vi ho fatto una promessa su Instagram per chi mi segue. Se non mi seguite, io inizierei a farlo perché certi spoiler sui video che escono, insomma, li avrete. Quindi mi raccomando, seguitemi là, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Da non dimenticare, cliccate sulla campanella. Ieri è uscita una notizia. Sergio Aguero, questo è l'ultimo anno che farà al Manchester City. Poi verrà svincolato, il giocatore sarà libero, già da ora in realtà è libero, di trovarsi una squadra. Ed è questa già una notizia, perché insomma non era chiaro, c'era un'ipotesi di rinnovo contrattuale dal Manchester City di Guardiola, che è stato un giocatore chiave, leggenda. Però avete visto ragazzi come si staccano molto più facilmente dei grandi giocatori che comunque sono stati iconici. Iconici per i tifosi, perché Aguero, vi ricordate quella Premier vinta da Mancini in panchina all'ultimo secondo contro il QPR? Io la ricordo molto bene, segnò lui su assist di Balotelli all'ultimo respiro. Nell'altro stadio c'era lo United che aspettava con impazienza il risultato della partita del City. Quella partita, ragazzi, rimane là, una roba fissa nella testa dei tifosi del Manchester City. Quindi Aguero è stato autore e comunque protagonista di un ciclo stellare per il City, molto più altalenante di questi 9 anni di Juventus, per intenderci. Però nel cuore del tifoso del City Aguero è una leggenda, ma adesso è libero di trovare una nuova squadra. Ora voi mi chiedete, ma qual è la notizia in tutto ciò? Lo sapevamo. La notizia che ho ricevuto dalle mie umili fonti non è niente di clamoroso, però risultano offerte forti dall'Italia per l'ingaggio di Sergio Aguero. Offerte, sento al plurale, offerte, indiziati, Milan, può essere, perché Mandzukic magari fine anno va via, Ibra rimane. Sapete, un attacco Ibraghero d'esperienza con Leao di rincalzo, non male. L'Inter, quindi l'Inter ha già deciso di vendere qualcuno, perché io non credo che in questo attacco qua Aguero, Lukaku, Sanchez, Lautaro Martinez, insomma, inizia ad essere una presenza ingombrante, non tanto sul piano tecnico e basta, ma tanto anche sul piano economico, vista e considerata la situazione in cui imperversa attualmente la società Inter, che non sappiamo neanche qual è il futuro di quella società, che deve pulirsi dai debiti in un certo senso, e non si capisce se il futuro sarà ancora cinese o verranno cedute delle quote importanti della società Inter. C'è anche la Juventus? È probabile, perché io ve l'ho detto ragazzi, per me Paolo Dybala quest'estate sloggia, va via. La Juve farà di tutto per non perderlo a zero e cercherà di piazzarlo ovunque. Ha proposto un rinnovo, a quanto pare le richieste di Dybala sono ancora più elevate. Signori, arrivederci e grazie. È giusto così. Ragazzi, se non accetta l'offerta da 10 milioni, è inutile. Non è che, ah no, Dybala è un patrimonio, dobbiamo sparargli 20 milioni, 15 milioni, ma stiamo scherzando. Abbiamo criticato questa società perché ha fatto spesso degli errori di valutazione simili su dei rinnovi fatti ai vari che dire eccetera, che erano troppo elevati per il rendimento sul campo, e ipervalutiamo l'ingaggio di Paolo Dybala? No, non sono francamente d'accordo. Quindi secondo me Dybala va via e lascia un vuoto. Questo vuoto, ve lo chiedo a voi, è colmabile da Sergio Aguero? Beh, a livello di età ragazzi non è paragonabile. A livello di condizione fisica non lo so, perché Paulino Dybala quest'anno è stato veramente, se cadeva un meteorite a Torino, poverino, lo beccava quest'anno, ne ha avuto di ogni. Dal Covid al problema al ginocchio, hanno avuto 2 annate molto simili. Ora, vi dico, Aguero quest'anno ha perso più di 120 giorni, ha fatto di infortunio, che sono 4 mesi e passa. Ha fatto una manciata di partite, non arriva neanche a 20, pochi gol. Spesso è entrato e subentrato, non ha giocato titolare, ha giocato molto di più Gabriel Jesus dal primo minuto. Nell'ultima partita che ha giocato titolare col Fulham ha segnato. È un giocatore che nell'anno scorso per esempio ha uno score migliore di Dybala lato realizzativo, ha 16 gol all'attivo.
invece Dybala ne ha 11. Ha qualche assist in più Paulino, quindi più bravo magari nella rifinitura, Aguero molto più bomber. Però insomma, le incognite lato fisico, ragazzi, io le capisco. Se qualcuno di voi mi dice, beh, colpo, però guarda, è a pezzi, è avanti con l'età, prende un ingaggio esagerato, sono tutte queste le incognite che abbiamo su sto ragazzo. Però se Aguero decidesse di accettare un ingaggio più basso, con la questione del decreto crescita, con un impegno, cioè un po' insomma da comprimario, non dico che titolare, ma quasi, nel senso che in certe partite può partire titolare, in altre partite può subentrare magari a Morata, se teniamo Morata pure per un altro anno, ovviamente ragionando su un'esclusione eventuale di Dybala, perché per me se rinnova Dybala è difficile che venga un giocatore un po' simile come Aguero, come tipologia individuale di calciatore, anche se Aguero è proprio centravanti vero, Dybala è uno che in genere è più una seconda punta che una prima punta, almeno nell'interpretazione che ha avuto del ruolo nella Juventus stessa. Quindi vi dico, Aguero alla Juve mi piacerebbe. Beh ragazzi, noi ci ricordiamo di Tevez, viene, spacca tutto, trova nuova linfa. Sarebbe bello avere così una storia molto simile con Aguero. Però ragazzi, io sono molto dubbioso sulla capacità di questo ragazzo di poter venire alla Juventus, avere continuità di risultato, continuità di prestazione, scusate, di forma fisica, zero infortuni, la possibilità di segnare, determinare, entrare bene in un contesto di gioco oliato. Ho tutte queste perplessità. Poi l'ingaggio deve essere ovviamente non un'esagerazione, non i 15 milioni che prende ora. È ovvio ragazzi che un giocatore che è a fine contratto deve trovare un'altra squadra, è avanti con l'età, non può pretendere a mio parere 15 milioni, sarebbe una follia totale perché nessuno glieli darebbe. Però insomma la notizia è che ci sono degli italiani dietro e questa notizia mi è arrivata ragazzi da fonti vicine a Manchester, quindi mi fido. Ci sono delle offerte da squadre italiane, questa è una roba certissima. Però questo non esclude anche offerte dall'estero, il Barcellona potrebbe essere su di lui in caso Messi vada via, potrebbe essere anche che Aguero vada in qualche altra squadra, non lo so, però l'Italia sicuramente fa gola al giocatore, l'unica roba, ripeto, è fragile, quest'anno almeno è stato parecchio fragile fisicamente, è stato beccato anche dal Covid 36 giorni, ammappate che sfiga. Ha avuto un problema al ginocchio che l'ha tenuto fuori 115 giorni, solo quello, il Covid, e poi qualche infortunio, uno da 10, uno da 9 giorni mi pare, quindi totale 150 giorni, 5 mesi out. È entrato a poco un giocatore che secondo me per segnare con una certa costanza ha bisogno di giocare diverse partite. Però insomma non vi dico che la Juventus è sul giocatore perché non ne ho la certezza, i giornali dicono di sì. Ma io credo che con la Juventus ci siano Milan e Inter a concorrere su questo ragazzo. Occhio a Barcellona e al fronte Messi, se va via Messi magari può arrivare Aguero, che sarebbe comunque non un rincalzo all'altezza di Messi, sia chiaro. Mi aspettavo qualcosa di più dal Barcellona, più un Haaland, cambi modo di giocare un pochetto, no? Potrebbe essere un acquisto degno per sostituire Messi, non Aguero. Idem noi con Dybala. C'è da dire che io mi aspetto i colpi a centrocampo, per quest'anno un Aguero che magari mi firma un biennale, ci sta, non di più, ci può stare, perché può essere una toppa, però le incognite ci sono. Io ragazzi non mi scaldo più di tanto, lui è un giocatore di una qualità pazzesca, però è come andare in vineria e trovate un vino buonissimo, ci sono 100 bottiglie, e avete la possibilità di beccare 60 bottiglie d'aceto e 40 di vino buono. L'investimento lo devi fare, devi pagarle quelle bottiglie. Se becchi il vino buono, costa X. Se prendi l'aceto, costa uguale X. Magari ti fidi di un vino meno buono, però sai, vai là, trovi tante bottiglie, non rischi di prendere quella acetosa, no? Vi ho fatto un paragone un po' di merda, però la situazione è questa, Vai a rischiare, se ti va bene sgodicchi tanto, inizi a sgodazzare qua e là, ah che goduria abbiamo Aguero, se ti va male
Io non vorrei essere nei panni di Paratici, che credo che già ora abbia delle patate bollenti da risolvere. Patate bollenti, cessioni, acquisti che devono essere all'altezza del centrocampo, una squadra che va costruita meglio, eccetera. Se prendi Agüero e canni sto colpo qua, le dura, eh? Le dura, dura, dura. Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale. E sempre, ragazzi, sempre, fino alla fine. Forza Juve, vi dico già ragazzi che nel fine settimana dovrebbe uscire un video molto interessante sul fair play finanziario, visto che Armanini lo avete amato, adesso iniziate un po' a bramarlo di nuovo, no, sul mio canale. Ed è con lui che farò questo video, perché io ragazzi di fair play finanziario ne capisco fino a un certo punto. Io dovrò fare le domande e mi comporterò un po' da utente esattamente come voi, che magari non ne sa tanto e cerca di dare un po' un'infarinatura a questo argomento complesso che sembra secondario a quello che il calcio ha giocato, ma che in realtà lo governa alla grande. Ciao belli, e sempre fino alla fine. Di nuovo, bis che non guasta. Forza Juve.